Monsignor Pasquale Mocerino, rettore della Basilica di Pompei, durante il pellegrinaggio dell'icona della Vergine di Pompei a San Giovanni Rotondo, nell'omelia della messa del 22 novembre 2018, ha detto che Padre Pio è stato maestro eccelso del saper attendere l'incontro con il Signore. Vigilare è una grande virtù, una necessità che accompagna la bellezza e la bontà della vita. Non c'è momento del giorno o azione che non esiga vigilanza. Leggendo la vita dei santi ci si meraviglia di quanto grande fosse la loro capacità di vigilare, di essere capaci di vedere, cioè ciò che è buono e ciò che è male, secondo il modo di vedere di Dio. Ne è un esempio eloquente proprio San Pio, maestro eccelso del saper attendere l'incontro con il Signore con una preghiera incessante, diuturna e notturna, per non cadere in tentazione. Gesù paragona la nostra vita a quelle delle vergini invitate alle nozze, ossia la festa con lo sposo, e descrive magistralmente due modi di attendere, un modo saggio e un modo stolto. Una parabola non semplice. A ben guardare tutti i protagonisti fanno brutta figura, lo sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze, le cinque stolte che non hanno pensato a un po' di olio di riserva, le sagge che si rifiutano di condividere, e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è contro l'usanza perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze. Gesù è abile nel provocare e rendere attenti i suoi uditori. A centro della parabola, il grido «Ecco lo sposo, andategli incontro» rivela non tanto la mancata vigilanza, l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche, ma lo spegnersi delle torce e la conseguente richiesta: dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampe si spengono. La risposta è dura, come abbiamo ascoltato: no, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate a comprarlo. Il senso profondo di queste parole è un richiamo alla responsabilità. Un altro non può amare al posto mio, essere buono o onesto al posto mio, desiderare Dio per me. Se io non sono responsabile di me stesso, chi lo sarà per me? Cinque ragazze sono sagge, hanno portato dell'olio, saranno custodi della luce. Cinque invece sono stolte, hanno un vaso vuoto, una vita vuota, presto spenta. Gesù non spiega che cosa sia l'olio delle lampade. Sappiamo però che è qualcosa che non può essere né prestato né diviso con altri, che ha a che fare con la luce e col fuoco. In fondo, è saper bruciare per qualcosa o per qualcuno. Illuminante a tal proposito è una frase di Gesù: rispenda la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone. L'olio che dà luce sono le opere buone, quelle che comunicano vita agli altri, perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno oppure non siamo niente. Gesù conclude la parabola con le parole che costituiscono un chiaro monito per noi: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. In obbedienza al Vangelo concludiamo quindi parlando della vigilanza, così come abbiamo iniziato. La vigilanza è la matrice di ogni virtù umana e cristiana, è il sale di tutto l'agire, è la luce del pensare, ascoltare e parlare di ogni uomo.
Vegliare, vigilare è andare incontro al Signore con le lampade del desiderio accese, è essere saggi, cioè pronti a vivere il tempo lungo dell'attesa con l'aiuto dell'olio dell'intelligenza, tenendo presente, come rivela Gesù con grande realismo, la possibilità di addormentarci. E allora cosa fare in questo caso? Occorre lottare ogni giorno per non lasciarsi appesantire dalla routine, dalla ripetitività del quotidiano. Gesù dice: beati quei servi che il Signore alla sua venuta troverà vigilanti. Così è stato per San Pio, che seppe rinunciare a tutto per essere tutto di Cristo. Una scelta maturata fin da piccolo e consolidata nella sua giovinezza, quanto si è sentito irresistibilmente attratto dal suo Signore. Si è verificato in lui quando è avvenuto e avviene per l'umanità e per la Chiesa. Dio in Gesù è innamorato di noi ed esercita in mille modi una forma di seduzione pervasiva ed avvolgente finché non ci si innamora di lui, non ci arrendiamo a lui come accade per i profeti e i santi. San Pio si è lasciato sedurre da Gesù. Per lui è diventato il crocifisso del Gargano. Ha saputo rispondere con profonda generosità all'amore del Signore, con una vita vissuta con saggezza e vigilanza, con le lampe del desiderio sempre accesa. Il desiderio di Dio solo e null'altro, e di realizzare senza riserve la specifica missione affidatagli dal Signore, quella di salvare le anime con il ministero delle confessioni. C'è stato tuttavia un altro grande amore nella sua vita. San Pio fu perdutamente innamorato della Vergine Santa, della Madre di Gesù. Amava ripetere: amate e fate amare la Madonna. Il servo di Dio, Monsignor Francesco Saverio Toppi, arcivescovo prelato di Pompei, alla fine degli anni 90, deceduto nel 2007, cappuccino come i frati di questo santuario e innamorato di Dio, scriveva nel 1999 sulla rivista del santuario di Pompei: la beatificazione di Padre Pio, attesa e festeggiata da una moltitudine immensa di fedeli, costituisce una proclamazione splendida della fecondità inesauribile della devozione alla Madonna, in modo particolare al suo rosario. Può affermarsi senza ombra di dubbio che il segreto più profondo ed efficace della santità di Padre Pio è stato il suo rapporto con la Madre di Dio. Lui fu particolarmente devoto alla Vergine di Pompei, al cui santuario fu pellegrino 3 volte. San Pio recitava il rosario intero più volte al giorno, anche 30 rosari e più ogni giorno. Per questo è stato definito il frate del rosario un divoratore di rosari. Quante volte poi ha recitato e fatto recitare la novena alla Madonna di Pompei per chiedere grazie particolari. A lei, alcuni giorni prima di morire, inviò una rosa come suo omaggio filiale. Fu l'ultimo atto d'amore, compendio di una vita dedicata alla Madonna che Gesù ci ha dato in dono dall'alto della croce. Quella rosa ora è qui con l'icona pellegrina della Madonna di Pompei. Carissimi fratelli e sorelle, per ritrovare la dolcezza e la pace che provengono dall'essere totalmente di Cristo, per ritrovare slancio missionario e il desiderio di essere portatori della sua gioia, guardiamo a San Pio, alla sua santa umiltà, alla sua obbedienza filiale, fedele, generosa, alla sua conformazione a Cristo. Sono i santi come San Pio che ci aiutano a cambiare la Chiesa e il mondo in meglio. I santi sono nostri grandi benefattori, le nostre guide nel realizzare progetti
di rinnovamento spirituale e culturale. Rendiamo grazie al Signore per il dono di San Pio. I santi sono per noi fonte di gioia e di speranza. Preghiamoli, chiediamo che ci portino a Gesù. Amen.